giuramento delle nuove reclute, infatti, avviene il 6 maggio di ogni anno, in memoria di quello che è stato il momento della loro storia. Il 6 maggio 1527 le guardie svizzere combatterono per salvare il Papa dai Lanzichenecchi guidati da Carlo V durante il famoso sacco di Roma. Il Papa riuscì a mettersi in salvo fuggendo attraverso il passetto di Borgo Pio fino alla fortezza di Castel Sant'Angelo, ma di quasi 200 guardie svizzere ne sopravvissero solo 42. Ora quei tempi bui sono passati, ma l'uniforme di gala che indossano parla ancora di una storia antica. Mi dicevi che appunto sopra quelle mura, quello lì, sì, è il passetto. Quello è il passetto. Il Papa aveva questa via di fuga, cioè aveva una via segreta e dal Vaticano, quindi dalla chiesa, la Basilica di San Pietro, scappava verso Castel Sant'Angelo, che era la fortificata. Era la fortezza per eccellenza. Qui abbiamo una quinta di mura, che sono le mura del borgo. Questa è, si può dire che sia la più antica cinta di mura della città del Vaticano. Il borgo intorno alla città ha una storia particolarmente interessante. Oggi noi qui vediamo tante persone, tanta gente. Qui invece, nell'antichità, nel primo secolo dopo Cristo, non c'era niente. Era soltanto un cimitero, una necropoli. Che succede? Seppelliscono Pietro, si costruisce la Basilica di San Pietro. Attorno alla Basilica di San Pietro, piano piano, si vengono degli insediamenti, perché i pellegrini vogliono venire a vedere, vogliono a toccare con le mani il principe degli apostoli, e nasce una città intorno alla Basilica. Tutti noi conosciamo questo luogo come Aula Nervi, anche se in realtà il nome ufficiale è Aula Paolo VI, perché fu proprio Papa Montini a volerne la creazione per accogliere l'immenso popolo che da ogni parte del mondo veniva per incontrare il Papa. E Paolo VI è stato anche il Papa che nel 1965 ha rivolto agli artisti un messaggio molto particolare. Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini.